Buon pomeriggio a tutti, sono le 17 del 28 di giugno, precisi e puntuali come al solito, siamo in diretta appunto come tutti i giorni. Posso tra l'altro già dirvi che domani saremo in onda all'orario più consueto, quello delle 14:30. Ancora oggi vario un po' sui tempi cercando di trovare la collocazione giusta e anche cercando di come dire, combinare i miei spostamenti con queste dirette. Inizio subito ringraziandovi moltissimo per le parole che molti di voi mi hanno scritto, ho ricevuto email, messaggi per il mio intervento di ieri in aula. Il video che ho messo sulla pagina di Facebook credo abbia tipo 60.000 visualizzazioni, quindi vuol dire che è molto visto. Sono contento in particolare perché, diciamo, ieri prima di intervenire mi ponevo soprattutto il problema più non soltanto appunto delle cose da dire, ma anche di quale fosse la chiave giusta per dirla. Fare l'opposizione, anche quella è una tecnica che bisogna imparare. Io sono stato deputato nella scorsa legislatura, ma ero al governo e quindi il tipo di approccio che bisognava avere era completamente diverso. E così mi chiedevo un po' quale fosse la chiave giusta per dire le cose. Mi sembra che il messaggio sia arrivato, avevo soltanto 4 minuti. Tra l'altro sono stato anche un pochino sfortunato perché è cambiato il presidente mentre stavo parlando e mentre il presidente Fico è abbastanza elastico, è arrivato Rampelli che mi ha interrotto parecchio. Però insomma, credo che il messaggio sia arrivato. Grazie ancora per i vostri messaggi e va bene. Tra l'altro ringrazio quelli che mi hanno scritto delle cose simpatiche, come dire, carine, piacevoli, positive. E naturalmente è arrivata l'orda, delle persone che invece non soltanto criticano, ma offendono pesantemente. Io poi ho anche una, regola per la quale, oltre un certo limite, francamente blocco e cancello. La cosa che però più mi ha colpito è che le persone che criticano pesantemente, diciamo quelle che offendono, naturalmente lo fanno senza particolari argomenti, cioè alla fine l'osservazione critica è sempre sì, ma il PD, sì, ma che avete fatto voi? Ora, le cose di cui ho parlato ieri sono cose che abbiamo fatto e che abbiamo fatto bene. I nostri numeri sulle esportazioni, sul commercio internazionale sono a prova di bomba, nel senso che effettivamente le cose sono andate bene, non c'è niente da dire. Per cui mi piacerebbe che la critica fosse un pochino più costruttiva, che fosse un pochino più non soltanto garbata, che farebbe piacere, ma insomma che fosse anche un pochino di più basata sui fatti. Poi in realtà c'è sempre questa impressione dell'orda, no? Che arriva tutta insieme a picchiarti, diciamo, virtualmente, c'è sempre questa sensazione di folla organizzata che arriva tutta insieme nello stesso momento dicendo le stesse cose. E però pazienza, cosa volete farci? Viviamo in questo mondo qui, Facebook è fatta così, i social media sono fatti così, non ci faremo togliere la parola. Io continuerò tutte le volte che il gruppo parlamentare di cui faccio parte mi chiederà di intervenire in aula, lo farò. Comunque mi è fatto con molto piacere sentirvi vicini e volevo dirvelo. Notizie del giorno, ovviamente prima che io, non prima che io vi ricordi di condividere questa diretta, di farlo subito e naturalmente anche di condividere il video che resterà poi sulla mia pagina Facebook, che resterà sul mio sito ivanscalfarotto.it e che metterò anche su YouTube, così evidentemente chi non è riuscito a vedere la diretta potrà rivedere quantomeno il video e sapere quello che ci siamo detti, quindi mi raccomando condividete. E, due notizie che sono tra l'altro abbastanza collegate l'una con l'altra. La prima è proprio freschissima di questa mattina, mentre tornavo in treno da Roma, è arrivata, come succede tutte le settimane, la comunicazione del gruppo del PD che dice a noi parlamentari quale sarà l'orario di lavoro della settimana e quindi noi sulla base di questo messaggio organizziamo le nostre giornate, i nostri viaggi, ovviamente le famiglie, gli affetti. È un messaggio che aspettiamo sempre con una certa trepidazione per sapere come organizzarci materialmente. E, il messaggio che è arrivato questa mattina diceva molto singolarmente che nella prossima settimana non ci saranno voti. Quindi che l'aula si riunirà soltanto mercoledì per quello che si chiama question time, quindi ci sarà un ministro o più ministri che risponderanno a delle domande in aula, ma non ci sarà nessuna votazione.
Ora dovete sapere che il tema delle votazioni è importante perché si è presente in aula di fatto quando si vota, cioè l'aula svolge la sua funzione principale con il voto, perché poi la gran parte del lavoro sui testi di legge, sulle norme, si fa soprattutto in commissione. La commissione è il luogo dell'approfondimento. L'aula è un po' il luogo teatrale, il luogo in cui la politica va in scena davanti agli occhi di tutto il paese, ma quello che davvero conta è il voto, tant'è che le nostre presenze sono conteggiate sui voti, cioè quando non c'è votazione la presenza dei deputati non viene presa, non viene calcolata in nessun modo. Noi siamo presenti o assenti a seconda che siamo presenti o assenti alla votazione. Per capirci, se sono presente in aula e non voto, vengo considerato assente. Quindi l'aula è il luogo della produzione delle leggi che avviene attraverso le votazioni. Dire che in una settimana non ci saranno votazioni di nessun tipo significa sostanzialmente dire ai parlamentari potete non venire, salvo che non ci sia lavoro in commissione. Peccato che non c'è neanche tanto lavoro in commissione, perché da quando il governo sostanzialmente si è, come dire, ha cominciato a lavorare, non ha prodotto nulla. Fondamentalmente non ci sono stati decreti, forse uno sul tribunale di Bari. Sapete che a Bari stanno facendo le udienze sotto le tende, quindi forse quello, ma in realtà dal 1 giugno, oggi siamo al 28, questo governo non ha prodotto nessun atto, disegni di legge, decreti di legge, niente che sia arrivato al Parlamento, niente di sostanzioso. Tant'è che addirittura il Senato prossima settimana si riunisce perché ci sono ancora due decreti legge da convertire, però diciamo due decreti legge che facevano parte del lavoro del governo Gentiloni, quindi che ha prodotto il governo Gentiloni. È una cosa davvero singolare perché sta a significare che sostanzialmente questo è un governo che, diciamo, fa molta ammuina, come si dice a Napoli, ma non fa nulla. Cioè, alzano la voce, gridano, litigano con gli altri stati vicini, con Malta, la Tunisia, la Francia, chiudono i porti, ma dal punto di vista degli atti legislativi, quindi di ciò che si tramuta in norme, che si tramuta in fatti, questo governo non ha fatto ancora assolutamente nulla. Tant'è che il Parlamento, che vive in un rapporto proprio di, come dire, di collaborazione, il Parlamento è il luogo dove precipitano, tra virgolette, dove arrivano tutti i provvedimenti che il governo propone, il governo produce, e noi siamo fermi perché questo governo non fa niente. E questo può essere per due ragioni. Uno, probabilmente perché non c'è un accordo politico sulle cose da fare. Mi riferisco in particolare a questo famoso decreto dignità, di cui si è parlato in questi giorni, che doveva essere il primo decreto importante, diciamo, del ministro Di Maio come ministro del lavoro e dello sviluppo economico, un decreto molto ampio che doveva toccare una serie di questioni, soprattutto il lavoro a tempo determinato, quindi rendendolo più rigido e così via. Di fatto questo decreto che doveva essere portato in Consiglio dei Ministri già nei giorni scorsi non è mai arrivato nel Consiglio dei Ministri. Il ministro Di Maio ha detto che questo era dovuto al fatto che questo decreto era in giro per uffici ha detto una cosa tipo nei 1000 passa organi dello Stato, eccetera. Che dimostra una certa ingenuità da parte di Di Maio, perché io oggi ho fatto un tweet dicendo: non è come la letterina di Babbo Natale che tu la scrivi, la dai a mamma, alla mamma, e la mamma la manda in Lapponia, diciamo, arriva in Lapponia da sola. Quando si fanno dei testi che hanno valore di legge, come i decreti legge, è chiaro che c'è tutto un sistema di controlli, per esempio sulle coperture finanziarie, ma non soltanto, sul testo legislativo, sulla norma che sia scritta in modo corretto, che ci siano, naturalmente, se quella norma si incrocia con altre norme già esistenti, non ci siano contraddizioni. Quindi c'è un lavoro importante da fare. E il fatto che un ministro così importante non capisca che non basta scrivere su un pezzo di carta e mandare fuori e la cosa è fatta, già dimostra una ingenuità, una leggerezza, una superficialità che fa impressione. In realtà, però, non è soltanto così, perché questo decreto dignità sembra che in realtà sia stato molto controverso anche sul piano politico, nel senso che la Lega non lo ha appoggiato. E né il ministro del Tesoro, che è preoccupato per una vicenda di coperture finanziarie. Ora, col decreto dignità, fondamentalmente la cosa principale è si introduceva una forma di irrigidimento di questi contratti a tempo determinato, che naturalmente non è stata gradita al mondo delle imprese. Allora, anche qui mi sembra che
il Movimento 5 Stelle e Di Maio in particolare siano abituati a delle soluzioni facili, no? Le soluzioni che chiamano la pancia. Quindi tu vedi i rider che sono sfruttati e quindi dici cambieremo, noi adesso ai rider li assumiamo come fossero dei postini del secolo scorso, no? Gli diamo un bel contratto a tempo indeterminato, come fossero degli operai metalmeccanici della Fiat, sempre nel secolo scorso soprattutto. E poi ti accorgi che in realtà le cose non stanno così, non sono così semplici, perché la nostra economia, il nostro mondo del lavoro si sono talmente modificati che non puoi rispondere a un'economia strutturata in questo modo semplicemente con delle forme di rigidità perché con la pancia ti sembrano la cosa giusta da fare. E quindi oggi, per esempio, Confindustria si è espressa in modo molto critico rispetto al lavoro di questo governo, perché anche il presidente Boccia, il presidente di Confindustria, ha detto: sì, vabbè, parlate di pensioni, parlate di migranti, ma sul piano economico non si vede niente. E tra l'altro la cosa che preoccupa è che gli indicatori che stanno uscendo di questa fase dell'anno, quindi da quando il governo Gentiloni ha mollato, diciamo, i dossier, sono tutti coerentemente parametri che vanno rallentando. La stessa crescita del PIL per il prossimo anno, l'ufficio studio di Confindustria l'ha rivista a ribasso, ma anche nel mio settore, sulle esportazioni, anche lì si sta vedendo un rallentamento. E allora naturalmente la preoccupazione è quella di dire: vabbè, lasciamo stare gli slogan e vediamo se siete in grado di fare delle cose più concrete. Ed è su questo che appunto si proverà la nobiltà, la nobilitate, no, di questo governo, perché poi in fondo i corpi intermedi, come appunto sindacati, associazioni imprenditoriali, in fondo sono abituati a trattare con qualsiasi governo, no? C'è comunque una controparte governativa, però ti aspetti che questa controparte governativa abbia delle proposte, delle iniziative, faccia delle cose, invece questo non si vede, al punto tale che, come ho detto, il Parlamento nel mese di luglio, tra l'altro con la pausa estiva che si avvicina, avrà una settimana intera nella quale non ci sarà nulla da fare. E guardate, come in tutti gli altri uffici, il mese di luglio, come il mese di dicembre, sono i mesi nei quali tutto deve accadere al più presto, perché poi si va incontro alla pausa. Quindi, ripeto, l'impressione che ho avuto anche ieri in aula è di un governo che appunto abbia due o tre argomenti, che stia sparando tutte le cartucce. Adesso, naturalmente, a proposito di cartucce, parleremo di legittima difesa, parleremo di porto d'armi, parleremo di cose che parlano alla pancia del paese, ma dal punto di vista strutturale mi sembra che tutto sia fermo, quindi che cosa dirvi? Vediamo che cosa succederà, continuiamo a seguire. L'opposizione è partita, ma a quanto pare non è partito il governo. Io mi fermo qui, vi aspetto domani alle 14:30, vi ricordo sempre di condividere pigiando sulla freccettina che vedete sotto la mia faccia e se avete domande o osservazioni naturalmente sono le benvenute. Ci vediamo domani alle 14:30. Ciao e grazie.